Gentili signore e signori, amici sportivi, appassionati di motorsport, a tutti voi buonasera, buonasera e benvenuti a questa nuova puntata di Griglia di Partenza. Andiamo invece in un centro che si trova proprio qui, in Lombardia, perché Elvio Menegaz era venuto da noi per fare una puntata come istruttore di guida sicura del centro di Arese e lo sta facendo ancora, ma non sapevo che nella sua anima c'era una passione per le due ruote, per le derivate dalla serie. E lui stesso mi ha detto, ma guarda che qui in Lombardia c'è un centro che è frequentato non tanto dai lombardi, ma arrivano da ogni parte del mondo per vivere un sogno, magari acquisendo moto che sono state protagoniste nel mondo delle competizioni, nel mondo della superbike o della supersport ad esempio. Sì, siamo a Cesano Maderno, che è in Monza Brianza come sede. È una sede di 2000 metri quadri disposta su due livelli, ci sono oltre 300 moto, sono nello specifico super sportive, nude e carenate, vengono definite hypermoto per quanto ci riguarda, perché sono delle moto molto molto particolari. Certo. Questa è una foto del fondatore accanto a un MV, questo fondatore Fabio Argento, è un appassionato. Stato pilota? Sì, è stato pilota e lui nasce proprio con le moto da corsa, è stato pilota e da passione che ha, l'ha trasformata, essendo un appassionato, in un vero e proprio stile di vita. All'interno, come si vedono, ci sono tantissime moto, MV Agusta, ci sono le Ducati, ci sono le Honda, ci sono veramente moto da corsa, peraltro, vere, certo, pezzi unici, che hanno fatto la storia del mondiale Superbike, moto del mondiale GP. Ce ne saranno veramente, ce ne sono di ogni. Va da sé che tu arrivi soprattutto sotto dove c'è il motomuseo e non riesci a parlare, non ce la fai. E poi gli appassionati hanno la possibilità poi anche di portarsi via oggetti da collezione, come questo ragazzo di 29 anni si è portato a casa una super leggera e se l'è messa in salone. Cioè hanno fatto anche degli investimenti, quindi queste hypermoto sono non soltanto un oggetto d'arte, perché le MV Agusta sono state esposte al MoMA, quindi ce ne sono di ogni, ma la superleggera Ducati è una moto che oggi tu te la compri, te la tieni lì e già sai che negli ultimi 3 anni dal prezzo di listino 100.000 euro è salita oltre 130.000. Io volevo, la mia domanda era poi a risposto, ma è un commercio, un business, si vendono o è un museo? Da ma guarda, no? Allora, è talmente incredibile che tu vai là con la tua moto, se vuoi venderla, la metti in esposizione in un posto gratuitamente, vero? Assolutamente gratuitamente. Se poi sei particolarmente lontano, si viene a prendere a totale costo gratuito e nell'ordine 150 km dalla sede, e si mette lì e si mette in esposizione e viene venduta, conto vendita. No, ma a vedere deve essere affascinante e ci andremo, ma volevo capire, cioè è veramente un posto dove uno va per cercare un pezzo raro ed acquistare una moto. Sì, però non è detto, perché abbiamo avuto persone che sono venute appositamente da diverse parti d'Italia solo per il gusto di entrare, star lì quell'ora, due ore a parlare magari tra di loro di passione, a scambiare delle chiacchiere con noi, che gli raccontavamo la storia magari di una moto rispetto a dell'altra, perché c'è questa condivisione. Cioè lì non è il classico concessionario, lì è uno showroom con un motomuseo che ti permette di fare anche delle attività finanziarie. Noi le definiamo hypermoto perché ci sono alcune moto che sono per tecnologia, per design, per stile, per memorabilia o icone del passato. Faccio un esempio, adesso abbiamo lì un SFC Laver da 750, una signora moto. È un centro per motociclisti puri, quelli che hanno dentro la passione delle due ruote, ma quella vera passione che risale ancora a quei primi 25 anni del mondiale Superbike, no? Abbiamo trovato Elvio Menegaz che ci porterà degli esemplari molto particolari. Benissimo, intanto vi abbiamo dato un indirizzo dove potete recarvi per lustrarvi un po' gli occhi.